Buongiorno a tutti. Sono tempi duri. Sono tempi duri perché molte domande, sempre più ricorrenti, mi vengono fatte tramite il sito, tramite mail, riguardano il licenziamento. Come posso e quali tempi ho per oppormi ad un licenziamento? Dico subito una cosa fondamentale, poi affronteremo meglio la problematica. Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni. Non confondere assolutamente i 60 giorni di impugnazione del licenziamento con i 68 giorni per fare la domanda di disoccupazione. Sono due cose diverse, parallele, che riguardano sempre purtroppo la questione quando avviene una perdita di un posto di lavoro, ma sono due procedure diverse che non devono essere fatte tutte e due. Uno può fare la domanda e non impugnare, domanda di disoccupazione e non impugnare, o viceversa, ma se uno vuole opporsi, tentare di ottenere in qualche modo una valutazione se era legittimo o meno quel licenziamento, deve reagire entro 60 giorni. Attenzione, i 60 giorni partono da quando uno riceve la comunicazione di licenziamento, cioè la lettera di licenziamento, in cui uno viene mandato a casa, non da quando finisce il rapporto di lavoro. Il problema tipico è quando una persona viene licenziata e gli si dà un periodo di preavviso, giustamente, il periodo preavviso lavorato, cioè uno lavora in azienda, continua il proprio lavoro fino al termine del contrattuale periodo di preavviso. E molti lavoratori dicono: vabbè, non voglio reagire, non voglio, voglio vivere mediamente tranquillo, non voglio creare conflitti nel periodo che faccio il preavviso e quindi impugnerò dopo. Attenzione! Il termine per la disoccupazione parte dal termine del preavviso, ma per impugnare un licenziamento partono da quando uno ha ricevuto la lettera di licenziamento. E ancora, molti lavoratori questa cosa la sanno, ma giocano ad arrivare al limite perché? Intanto mi prendo i miei arretrati, mi viene pagata la liquidazione, spero, mi vengono pagate le ultime mensilità, magari le competenze, i pezzi di tredicesima maturata e quant'altro. E attenzione però, stare attenti a non arrivare proprio al limite dei 60 giorni, perché poi può succedere un incidente di percorso qualsiasi e il termine di 60 giorni, come si usa dire, si buca ed è un problema. Entro 60 giorni deve partire una opposizione. Cosa dice la legge? Il lavoratore deve dichiarare in qualsiasi forma, in qualsiasi modo, la sua opposizione al licenziamento. Non occorre fare formule sacramentali, ai sensi e per l'affetti della legge. C'entra niente. Basta scrivere una lettera, anche a mano, non occorre, anche a mano, in cui c'è scritto: io mi oppongo al licenziamento che ho ricevuto il giorno tale e tale. Punto. Non occorre dire nessuna forma. Attenzione, bisogna dire però: non sono d'accordo col licenziamento, mi oppongo al licenziamento, impugno il licenziamento. Non scrivere semplicemente una domanda, ma perché siete stati così cattivi? Oppure pagatemi rapidamente le mie competenze. Quella non è un'impugnazione. Oppure vorrei essere riassunto. Vorrei essere riassunto non è un'impugnazione. Bisogna scrivere una roba che dichiari che il lavoratore non è d'accordo con l'essere licenziato. Scusate appunti forse banali, ma dopo un po' di anni ne ho visti di tutti i colori. Primo,
una lettera di impugnazione va firmata e va datata. Va firmata e va messa, spedita possibilmente con una raccomandata, con ricevuta di ritorno. Vietate le mail, ancor più gli SMS, perché non danno nessuna certezza della data. L'unica mail che dà certezza di data e di contenuto è la PEC, ma molti lavoratori non hanno una posta certificata personale. Fare raccomandate ricevute di ritorno, o in alternativa portare anche a mano, però farsi dare una ricevuta su una copia, lettera di ricevuta. Quando si scrive la raccomandata, nella busta non va messe quattro cose diverse, va messa solo l'impugnazione di licenziamento. C'è qualche lavoratore che, ma per risparmiare i 5 euro metto dentro un certificato di malattia, certo dentro un modulo che mi avevano chiesto per la disoccupazione e anche l'impugnazione di licenziamento. Poi vai a spiegare di fronte a una contestazione che in quella busta c'erano tre documenti diversi. Banale? Sa anche banale, ma qualcuno ci ha lasciato le penne su questa cosa. Altra domanda, l'impugnazione del licenziamento non necessita di avvocato, non necessita neanche di sindacato, può essere fatta dal singolo lavoratore, anzi deve essere fatta e firmata dal lavoratore. Può l'organizzazione sindacale, alla quale lui dà mandato, impugnare l'organizzazione sindacale, ma l'avvocato, gli avvocati, i consulenti del lavoro e quant'altro, non possono loro firmare una lettera di impugnazione e licenziamento, perché è un atto personale del lavoratore. L'avvocato potrà fare una lettera, firmare una lettera di impugnazione, ma va firmata anche dal lavoratore. Quindi non è sufficiente telefonare all'avvocato, mi mandi una lettera di impugnazione, o dare un mandato e poi l'avvocato farà una lettera di impugnazione. Dico queste cose che deve essere fatta anche a livello individuale, perché a volte i 60 giorni passano, soprattutto in certi momenti dell'anno, penso a Natale, penso durante le feste, e soprattutto quando il lavoratore, come si usa dire, tira per le lunghe, come dicevo prima. L'altra cosa che consiglio vivamente, se il lavoratore vuole impugnare un licenziamento, e soprattutto quando ha fatto lui l'impugnazione di licenziamento, ricordarsi dopo di andare rapidamente da un sindacato, da un avvocato, da un consulente, perché una volta che è stato impugnato il licenziamento, nei successivi 180 giorni, sostanzialmente 6 mesi, ma 180 giorni, va fatta la causa, se no, se non si fa la causa entro i successivi 180 giorni è come se non fosse stato fatto nulla. L'ultimo consiglio che do, quando uno viene licenziato, stranamente, ma è inevitabile, rapidamente perdi i contatti con i colleghi, per sapere cosa succede, per avere notizie, per avere un domani eventualmente anche un testimone che ti dà una mano. Quindi rapidamente, finché, come dire, la memoria è fresca, i contatti sono freschi, segnarsi i nomi, i cognomi delle persone con le quali lavoravi, tutte le persone con le quali lavoravi, segnare dei recapiti, meglio l'indirizzo di casa, non solo i cellulari, che a volte i cellulari si perdono, o indirizzi mail, per riuscire un domani a recuperare i colleghi, per riuscire a recuperare informazioni di quello che sta succedendo. Non andare dall'avvocato dicendo io lavoravo con la Maria, il Cesira, là c'era Giovanni e cose del genere. Perché Giovanni, ma dove abitava il signor Giovanni? Il signor Giovanni abitava dalle parti di Paolo. Ma cosa vuol dire dalle parti di Paolo? Cioè è introvabile, quello è un fantasma. Per cui prima di andare, segnarsi le persone, segnarsi i colleghi, può essere anche un ricordo un domani. Grazie. Buona giornata.